Va bene, buonasera a tutti, benvenuti al Circolo Bolognina. Siamo felicissimi di ospitare una delle iniziative più importanti sicuramente della Federazione di Bologna di quest'anno, un'iniziativa veramente che sta avendo un grande successo e siamo molto felici di ospitare qui il Circolo Bolognina. Questa sera non abbiamo le grandi partecipazioni, ci dispiace perché l'ospite è molto importante e comunque vabbè, sarà una serata che c'è sicuramente di grande valore. Ringraziamo il nostro ospite, ringraziamo Marco di aver scelto anche il nostro circolo per questo evento e buonasera a tutti. Grazie Daniele. Cioè, tanto buonasera a tutti, so che è difficile fare 3 lezioni a settimana, quindi è normale che la partecipazione oggi sia un po' più faticosa, però è un evento talmente utile che l'occasione andava assolutamente colta. Per chi non è di Labo, Labo è la scuola di formazione, anzi di innovazione politica del PD di Bologna e l'abbiamo deciso di fare itinerante, cioè non tutto in una sola sede, ma nei circoli e nelle case del popolo, proprio per riattivare quelli che erano luoghi di produzione della cultura popolare che secondo noi devono tornare a essere luoghi di produzione della cultura popolare. Oggi l'ospite di questa serata, non ho bisogno di presentazioni, Andrea Segre, lo conoscete tutti, gli abbiamo chiesto di parlarci partendo dal titolo di un suo libro, molto gustoso tra l'altro, che vi segnalo, Economia a colori, è molto bello perché parla della nuova relazione tra economia, ecologia e cibo e in qualche modo l'occasione di oggi è quella di discutere di come si può passare da una società bulimica fondata sul consumo a un tipo di produzione agroalimentare sicuramente improntata alla sostenibilità, ma anche per esempio alla lotta allo spreco alimentare. Voi sapete che tra i vari progetti importanti in discussione in questo momento c'è FICO, la fabbrica italiana di Interfirma, meglio ribattezzata Italy World, giusto? E l'idea, oggi mi sono guardato un bellissimo video di promozione in cui si diceva, lo slogan era passare dal forcone alla forchetta, cioè l'idea di raccontare la filiera agroalimentare, quindi raccontare anche le eccellenze agroalimentari che sono nel nostro territorio e legarle a un appuntamento che è fondamentale. Nel 2015 c'è l'Expo di Milano e quindi provare a lanciare il tema della filiera, del racconto della filiera agroalimentare in occasione dell'Expo di Milano può essere ovviamente un'occasione di traino fortissimo, un'occasione di traino sia per la produzione agricola sia anche per il lavoro, perché non dobbiamo dimenticare che l'agricoltura è anche uno dei settori in cui si può e si deve fare nuovo lavoro. Tra l'altro c'è un tema anche interessante che riguarda l'innovazione come le food startup, cioè c'è un certo fermento in tutto questo, però il concetto è questo, partiamo da qui. Lo schema è sempre lo stesso, una relazione del nostro ospite e poi domande dirette in modo che ci sia un confronto tra di noi. Il tema da affrontare direi è questo, il rapporto tra economia, ecologia e cibo. Bologna come città della qualità e dell'eccellenza del cibo, quali sono le opportunità e le sfide che possono nascere nel nostro territorio? Bene, grazie per l'invito. Io farei così. Scusate che ho un appuntamento per cena e adesso voglio vedere se è così. Ecco, perfetto. C'è un po' più di tempo. Quindi sono stato in ritardo, fra l'altro vengo dalla ex facoltà e c'è stato un piccolo collo di bottiglia per la meravigliosa fiera del libro, però insomma, il libro è importante, quindi trovare qualche macchina in più mi ha fatto in realtà piacere, se vi devo dire la verità, al di là adesso del ritardo. Però partirei proprio dall'attualità, nel senso che
Avete forse visto oggi sui giornali, comunque magari qualcuno di voi c'era ieri, Bologna ha presentato un suo, diciamo, vecchio nuovo vecchio brand, Bologna is food, Bologna città del cibo, che diciamo declina per la prima volta il nuovo logo, avete forse visto tutti o se non avete visto andatelo a vedere, che diciamo è stato scelto per declinare le molteplici, diciamo, caratteristiche di questa città, che in qualche modo poi deve essere promossa nel mondo, insomma, perché poi abbiamo tutto un tema legato al turismo e quindi poi alla crescita economica. E questo percorso è iniziato da qualche mese ed è stato effettivamente stimolato da due azioni di fondo, una a carattere mondiale, se volete, che è Expo 2015, di cui oggi si parla purtroppo ancora troppo, di cose molto importanti, costruzioni, appalti, trasparenza, ingerenze e così via. E ancora poco si è entrati sui contenuti, ma è stata una scelta, non so poi chi materialmente ha confezionato la proposta di Milano e il tema nutrire il pianeta, energia per la vita, ma non poteva capitare che momento migliore nella diciamo crisi che il mondo sta vivendo, non è soltanto una crisi dell'Italia e neanche dell'Europa, è una crisi mondiale, e che in qualche modo riscopre un settore, un comparto, una filiera che tradizionalmente agisce in controtendenza, è anticiclica, e che comunque rappresenta l'economia reale, e che in Italia, assieme ai beni culturali, il nostro patrimonio artistico, assieme a settori di grande eccellenza, la moda, e potrei andare avanti, in realtà è un qualcosa a livello produttivo, trasformazione, distribuzione e poi consumo, che rappresenta un'eccellenza e che è una parte importante del nostro settore economico, anche se in termini di PIL, di valore aggiunto e di occupazione, la parte primaria è quella, diremmo così, meno importante, che declina con la crescita economica. Questa è una legge, come dire, che vale ovunque, ma se poi quindi siamo intorno al 2-3% di valore aggiunto, 3-4% in termini di occupazione, quindi conta poco l'agricoltura, il settore primario, dal punto di vista produttivo e dal punto di vista del contributo alla crescita, al PIL. Però se voi poi prendete il settore agroalimentare e ci mettete ciò che sta a monte e ciò che sta a valle, quello che si chiama filiera, catena, e arrivate fino alla ristorazione, cominciate a capire che siamo intorno al 20% del PIL, interessante. E se poi voi guardate l'export agroalimentare, vedete che in fondo è una delle voci più importanti, perché siamo intorno ai 32-33 miliardi di euro, ultimo dato disponibile. Certo che se dopo uno incomincia a pensare, ma quanto fatturano gli altri paesi in termini di export agroalimentare? Prende per esempio, non vado a caso, l'Olanda, che è quel paesino un po' sott'acqua che sta nel centro dell'Europa, beh, e vede che sono circa 70 miliardi, la domanda è com'è che, cioè, noi siamo alla metà, eppure il nostro è un paese agricolo. Quindi stiamo parlando di economia, ma dietro il cibo non c'è soltanto economia, quindi questo è il valore, economia, lavoro, crescita, fra l'altro quella declinazione che a me piace in qualche modo, perché ha un suo senso sostenibile, questa aggettivazione che ci troviamo un po' ovunque, è proprio nell'agricoltura che si può declinare per davvero, cioè lì si capisce in questo settore cos'è la produzione sostenibile e cosa si intende davvero per sostenibilità, usando al meglio delle risorse naturali, suolo, acqua, energia, che se ci pensate combinate e poi danno il cibo, sapendo che sono limitate, che hanno bisogno di tempo per rinnovarsi, quindi qui dentro c'è davvero la sostenibilità. Ma c'è anche, se volete, il mercato, c'è il lavoro, c'è, diciamo, la ricchezza di un paese.
E Bologna, su questo tema cibo, al di là che sta dentro la sigla stessa, si lavate cibo, nessuno se ne è accorto, tutti fanno grandi giri di parole e richiamano, lo faccio anch'io qui, lo studio, l'università, 900 anni di storia ancora presente, dove in effetti, se andate in giro per il mondo, si sente ancora Bologna la dotta e la grassa. Grassa poi intesa, dotta università, grassa intesa proprio in senso di abbondante, di felice, di questo alimentarsi dalle campagne vicino, vicine ricche, che nutrivano gli studenti e poi andavano in giro per il mondo. E viceversa, adesso qui non sono uno storico dell'alimentazione, c'è chi, cito Massimo Montanari, l'ha raccontata benissimo questa storia. Quindi il fatto che Bologna sia cibo, anche naturalmente, non è una cosa così sorprendente. E quando, grazie a Expo, l'accordo fra Milano e Bologna, Bologna che firma il sindaco una convenzione e dice adesso noi faremo Expo, sembrava una formula, e crea una sorta di contenitore, di regia fra tutti gli attori che hanno qualcosa da dire sul cibo. Certamente c'è il CAP, c'è l'università, la sua fondazione, la fondazione Gorinelli, la Camera di Commercio, la Fiera, e abbiamo fatto una sorta di repertorio di censimento. Caspita, quante sono le iniziative, e includo anche la Fiera della Zuppa, mi sembra una cosa così da sagra paesana, ma invece c'è qualcosa di a livello di contenuto di molto più importante. Ieri in effetti sono state presentate alcune di queste iniziative che già ci sono, che fanno capire quanto poi sia importante la rete, un marchio, un brand, come si dice oggi, per promuovere poi questa storia, ma non una chiave ci ricordiamo il passato, quanto bravi siamo stati, perché poi lì veramente si possono, sono stati scritti dei libri su questo rapporto Bologna-Campania e come questo si è alimentato e ha alimentato l'economia. Noi vogliamo guardare il futuro, in effetti qui dentro c'è una forte ricchezza e un forte richiamo. E in questo, diciamo, si è inserito, o se volete è stato un po' il catalizzatore, anche il progetto di cui adesso si sente parlare, che è il parco agroalimentare. Vi voglio raccontare come se fosse un caso di studio, perché fra l'altro alcuni pezzi secondo me si sono persi. Non è un video promozionale quello che tu hai visto e che si vedrà, sono delle pillole che raccontano un certo percorso che adesso vi sintetizzo. Cioè non è che nasce per caso questa idea, non è che Bologna si propone sede di un parco tematico sull'alimentazione così, perché qualcuno viene a un certo punto un'idea, non è che qualcuno è venuto a proporcela da fuori, ma è stato esattamente il contrario. Allora ve la spiego, perché ha una parte importante a mio avviso poco capita, oddio, chi doveva capire l'ha capita, poi diciamo qualcun altro secondo me la deve ancora capire perché non è stata spiegata bene, di valorizzazione di bene pubblico. Quindi se qualcuno pensa a un parco agroalimentare a Bologna, non è un caso, perché questa città ha il cibo nel suo DNA, nella sua storia, ma per tutta una serie di azioni passate e presenti. Io non le ho citate tutte, ho citato quella forse più ridicola, che però non fa ridere per niente se uno va dentro. La Fiera della Zuppa per esempio, ma ce ne sono tantissime altre assolutamente straordinarie, peraltro poco conosciute e forse da prendersi in modo, come posso dire, da valorizzare per l'appunto, perché poi conta far conoscere ciò che si fa, conta che ci sia un percorso, un segno, un denominatore comune. Allora la micro storia che vi voglio sintetizzare è la seguente. E c'è una facoltà, che adesso non è più facoltà, è dipartimento, come la pessima riforma Gelmini, che noi a Bologna, sia più avanti degli altri, abbiamo applicato, diciamo, in modo abbastanza faticoso, se devo dire la verità, però che è in un posto forse non casuale, e cioè nel centro, quello che doveva essere il centro direzionale del centro agroalimentare. Metà degli anni 90, il rettore di allora compra questa, diciamo,
sede direzionale 40.000 metri quadrati, 4 ettari, nel polo funzionale, diciamo, del centro agroalimentare, che aveva già una sua, diciamo, collocazione, ma anche un suo progetto, e così salva anche la società, peraltro, forse salva anche la giunta di allora, di Walter Vitali, che si trova una bella pesca da gestire, e ci manda la facoltà che in quel momento aveva bisogno di spazi. E in effetti io ero all'epoca abbastanza giovane ricercatore e sentivo questo dibattito, stavamo in una sede fantastica, via Filippo Re, voi tutti ci sareste stati, però le serre, insomma, non contenevano più gli esperimenti, la sede di una facoltà di agraria nel centro cittadino, per quanto vicino, diciamo, un'area verde, non era sufficiente. E il rettore di allora, molto decisionista, cioè, coglie la palla al balzo, ecco lo spazio pronto per voi. E c'è stato, come qualcuno dei, voi siete tutti giovani, insomma, però io me lo ricordo bene, non che io sia anzianissimo, ci fu Giorgio Celi che si incatenò alla quercia dicendo io non voglio andare ad Alcatraz, perché c'era l'idea che questo quartiere San Donato, che è peraltro il più verde, questa sorta di cattedrale nel deserto, isolata, non c'era il business park, non c'era il Meraville, in un quartiere poi così che non godeva di una grande nomea, il Pilastro. Insomma, così, questo forma anche un po', se volete, diciamo, legata all'università, un luogo prestigioso come era Via Filippo Re, una storia che però a un certo punto doveva finire, perché non c'erano altre alternative, si poteva andare con i veterinari, si poteva andare a Cadriano, però insomma c'è stata questa forzatura e quindi la trasformazione di un centro direzionale in una facoltà scientifica, e questo effettivamente ce la siamo poi ripagata un po' tutti, perché i laboratori al quinto piano, i gas, mi ricordo una parte che ha gestito il preside di allora e poi io come preside. Però la cosa che a me inquietava, dal quinto piano dove mi sono insediato da preside, era guardare, e questo peraltro nel filmato che ho fatto con Fatrizio si vede molto bene, questa grande insegna e questo casello autostradale, che non capivo bene cos'era, centro agroalimentare, ma come se fosse una sorta di confine, di cittadella per conto suo. E in effetti, guardandola dall'alto, ma anche dal basso, si vede questo enorme spazio, molto coperto, moltissimo coperto, dove girano dei camion, però insomma si percepisce, pensando che quello doveva essere il centro direzionale, una, diciamo, costruzione piuttosto imponente. Chiunque sta dentro il settore agroalimentare, in particolare l'ortofrutta, sa, ma sapeva anche allora, diciamo, io sono, ho iniziato l'università qui negli anni 80, proprio sull'agribusiness, sul studio del sistema agroalimentare, che diciamo, la competizione in particolare con la grande distribuzione che si è fatta alle sue piattaforme rendeva molto deboli i mercati all'ingrosso, che peraltro dovevano insediarsi a livello italiano per una legge ovunque, e quindi c'era un problema anche di crescita esponenziale di questo sistema di distribuzione a fronte del sistema reale più importante, quello che acquisiva quote di mercato, che si faceva le sue piattaforme, una cosa che poi non affrontiamo qui, ma prima o poi qualcuno dovrà, diciamo, spiegarci perché è andata in questo modo. E da allora io ho provato, quindi in una veste istituzionale, a stabilire un contatto guardando questo grande centro agroalimentare con questa perdita di quote di mercato e quindi di occupazione di posti. Lì c'è un tasso di mortalità delle imprese che stanno dentro, ogni 6 mesi chiude una, e un mercato a un certo punto uno dice ne rimarrà uno, sarà un monopolio, forse avremo risolto il problema. Non può essere questo il destino di un mercato agroalimentare. E siamo arrivati a un punto in cui ci sono circa 2.000, diciamo, occupati che gravitano attorno, e le strade erano due: o si prende la direzione di chiudere, perché lo spazio poi è dedicato al mercato, in tutto sono 70 ettari, 300.000 metri quadrati coperti, e il mercato, solo il mercato,
e 80.000 metri quadrati. Chi l'ha visto dentro, una struttura meravigliosa con capriate in legno, dove però si percepisce appunto dei buchi, ma non dei buchi proprio ordinati, nel senso tutti nell'ala nord. Allora dice, vabbè, la chiudo, però poi costa mantenerlo, la luce, il riscaldamento, il raffreddamento, le pulizie e così via. E no, un po' di qua, un po' di là, naturalmente. Allora, io ho provato per anni, devo dire la verità, e ci sono dei documenti che lo provano, a stabilire un contatto. Cioè, facciamo una convenzione, noi abbiamo delle competenze nell'agroalimentare, possiamo pensare alla formazione, all'educazione alimentare, al marketing. Abbiamo un corso in economia e marketing, per dire, cioè da Brescia guardavo anche un po' i miei colleghi come potevano essere. E quindi un rapporto istituzionale fra un'istituzione, l'università, e un'altra istituzione, una società partecipata, quella che gestisce il mercato, centro agroalimentare, una partecipata, 80% comune e poi provincia, regione, eccetera. Devo dirvi la verità che questi tentativi che io ho provato sono stati, come dire, piuttosto fallimentari. E quando ho provato, esperimento, a fare un gas in facoltà, gruppo di acquisto solidale, vi parlo ormai, non so, di 8 anni fa, 7 anni fa, non mi ricordo, un esperimento per vedere se la filiera corta funzionava per davvero. È un gas al contrario, i produttori si dovevano, diciamo, mettere assieme e portare un prodotto biologico, biodinamico della provincia a un prezzo uguale o minore della Coop di fronte, quella che sta a Meraviglia. È fallito questo esperimento in modo misero, c'è un successo clamoroso, ma il gas, adesso non sto a spiegarvi come funziona, un po' ve l'ho detto seppure il contrario, ma i miei colleghi l'hanno preso come uno spaccio aziendale, arrivavano con la macchina, motore rigorosamente acceso, aprivano lo sportellone e dicevano carica la frutta. Non è proprio così, dopo l'ho chiuso. Ma questo ha scatenato, diremmo così, una sorta di reazione all'interno del mercato e hanno aperto una cosa assolutamente meravigliosa, che è l'ortomercato, 60.000 ingressi, e che mi ricordo Cofferati, allora sindaco, inaugurò, ma mi dicono che fu, diciamo, un processo proprio catalizzato, una cosa, la facoltà di agraria ci fa concorrenza, fanno un gruppo di acquisto, c'è un mercato all'interno, e quindi per dirvi il tipo di rapporto, l'unica convenzione che sono riuscito a fare con il capo, diciamo, dell'associazione dei grossisti, che è Valentino di Pisa, in realtà un amico se volete, ma diciamo, come dire, due opposti, di più opposti fra me e lui, difficile da trovare, no, ce ne sono in effetti, però insomma, se conoscete, peraltro, ripeto, persona che adesso siede nel consiglio di amministrazione con cui ho un ottimo rapporto, però era l'ultimo con cui pensavo di poter, diciamo, e ovviamente poi questa convenzione che abbiamo fatto a facoltà di agraria con i grossisti, l'associazione che raccoglie, diciamo, le imprese che gestiscono tutto frutta, non ha portato assolutamente niente. Allora, a un certo punto, cambio di amministrazione, cambio necessario di governance, perché il presidente scadeva, io ho pensato, ma guarda, quasi quasi, ero ancora preside, poi adesso poi per me è cambiato poco, perché sono direttore del dipartimento che ha preso il posto della facoltà, ho detto quasi quasi, mi candido a fare il presidente, così provo a parlare, diciamo, con me stesso, certe volte mi ascolto, diciamo. Questo è stato un po', adesso lo dico scherzosamente, ma non tanto, nel senso, ho un'idea, ho una serie di progetti, perché nel frattempo queste convenzioni che io proponevo avevano, per dire la verità, dentro qualcosa, non erano così tanto per farlo, abbiamo un vicino che peraltro è in crisi, quindi non è che neanche potessi sperare di fare delle convenzioni, non so, che ci pagassero delle borse di studio, voglio dire, che di solito potrebbe essere un innesco. E in effetti devo dire che c'è ancora questo meccanismo molto trasparente, tu spedisci la tua candidatura col tuo curriculum, c'è una commissione di saggi istituita dal comune per valutarle in modo da avere il profilo più adeguato per le partecipate, e insomma, io alla fine sono stato, diciamo, designato dal sindaco, che era azionista di maggioranza, presidente del CAP. E devo dire che dopo un giorno io ho portato, l'avevo preparata prima naturalmente, una serie, diciamo, di idee, di progetti che io avevo provato a fare come facoltà, ma non ero riuscito. L'impianto fotovoltaico, dico uno, poi solo mi cito in sintesi e arrivo a Fico, anche se a me questo nome non piace molto,
L'impianto fotovoltaico, 16 MW, tutto su tetto, un coperto che c'era già, era stato progettato dal mio amico e collega Leonardo Setti, che tutti voi conoscete. Che sarà tra l'altro docente qui al corso. Benissimo. Che doveva essere, 2 anni prima, un bel po' di conti energetici prima, fatto sul tetto della facoltà, 4.500 metri quadrati. Edificio costruito in tempi, diremo così, progettati non sostenibili, con dei costi energetici, è stato inverni pazzeschi. Ci ho messo un bel po' di tempo ad avere dall'ufficio tecnico, diciamo, quant'era il coperto. In realtà l'ho fatto da Google Maps, dall'alto, ho cercato di capire, ho fatto una stima a vista. Leo ha fatto un bellissimo progetto che poi è diventato le comunità solari, che tutti voi conoscete, che è molto di più rispetto a quello che poi, un minuto dopo che sono entrato al CAP, abbiamo fatto, sfruttando per le partecipate il quarto conto energia. 16 megawatt, ormai siamo a 14, manca un piccolo pezzo di energia che prendi dal sole su un coperto che c'era già, che abbiamo dato a una società che ha investito 22 milioni e mezzo di euro, quindi noi abbiamo tirato fuori, sfruttando evidentemente il conto energia che tutti noi peraltro paghiamo, ma non voglio aprire un altro tema che sarebbe lungo, dove abbiamo preso i pannelli? In Germania, ma potevamo andare più là perché in Italia non c'era quella quantità di pannelli, e potrei andare avanti sulle critiche che mi verrebbero da fare sui provvedimenti che abbiamo visto, abbiamo avuto sulle rinnovabili. Però questo poi ha stimolato tutto il percorso della logistica dell'ultimo miglio. Hai il sole, hai l'energia che prendi, devi scaldare e raffreddare, usiamo quella, abbiamo un surplus, la vendiamo, e poi naturalmente provvediamo alla mobilità. E quindi adesso l'ortofrutta è già iniziato, è già partito il progetto, va in città col mezzo elettrico che si rifornisce dal sole, non da energia che prende da un'altra parte. Si chiama logistica dell'ultimo miglio, tutte cose che esistono ovunque, giusto in Italia, quindi stiamo scoprendo, cito il sindaco che ieri ha detto l'acqua calda, io lo dico sempre, questa è l'acqua calda, l'abbiamo resa un po' tiepida senza per non scottarci. Da lì poi è partito e l'abbiamo già fatto il progetto di recupero dell'acqua grezza, c'è la bonifica che passa lì accanto. Mi sembra normale pulire con l'acqua del sindaco, a proposito di sindaco, le piattaforme, 120.000 euro l'anno con delle perdite, degli sprechi pazzeschi, quando hai l'acqua grezza lì accanto, la stiamo prendendo, ci costerà 16-18.000 euro e avremo l'acqua che ci serve poi per pulire qualcosa che non ha una destinazione, cioè pulisci la piattaforma. E poi gli orti, una serie di altre cose. Io sono, diciamo, che avrei voluto fare in un contesto pubblico totale, e in questo misto in realtà di pubblico privato, parliamo però di una partecipata, ho visto che la governance, la modalità di gestione era molto molto più snella. Allora ho detto osiamo e vediamo se questo grande spazio pubblico che aveva un destino nel lungo periodo di chiusura, 80.000 metri quadrati in un mercato con quel numero di operatori, è destinato a chiudere, a meno che non si inverte un trend che vedo molto improbabile. Aumentano i consumi di ortofrutta, che sarebbe fondamentale, dico, per la nostra salute e anche per quella degli agricoltori, e si cominciano a chiudere le piattaforme della grande distribuzione. Questa la vedo piuttosto difficile, perché poi hanno investito fino all'altro ieri, finché non è entrata in crisi anche la grande distribuzione. Allora, l'idea di fondo era, e c'era già alla fine di N progetti che sono stati presentati per valorizzare quell'area, la cittadella della giustizia, gli ospedali privati, buttiamo giù tutto, perché cioè, ha un costo, uno si deve mettere nell'ottica dell'amministratore pubblico per l'appunto, cioè poi chi lo mantiene. E la domanda di fondo, va bene, abbiamo messo in piedi questo sistema sulle rinnovabili, bello perché è sostenibile, ma siamo qui, domanda che io ho fatto ai consiglieri di amministrazione, per vendere energia, ortofrutta, qual è la nostra mission? Ne abbiamo una? Perché sì, 16 megawatt di energia che vendi in rete, tra l'altro io così l'avrei voluta
e la venderemo all'università, perché è un po' una nemesi, no? Non volevate l'impianto, perché alla fine non me l'hanno fatto fare, perché l'ufficio tecnico, ma cos'è un quinto piano che mettete su? No, sarebbero dei pannelli, ma chi chiede l'autorizzazione? Cioè, sul tetto. Insomma, è un po' complessa la cosa. Allora, come sembrava che ci fosse un po' di ostracismo, che fosse un'innovazione pazzesca che aumentasse il lavoro, quindi adesso io cercherò di venderla a sovrapprezzo, perché se lo merita. È una battuta, ma poi viene a un certo punto, perché poi devi cogliere delle opportunità che ci sono, perché peraltro quando con Leo Sette abbiamo fatto il progetto c'erano degli incentivi, poi se volete discutiamo se aveva un senso o meno questo tipo di incentivazione, ancora più interessanti. L'università si presenta con una flotta di macchine elettriche, ottimo, però la domanda è: ma da dove prendi l'energia? Perché se poi te la prendi, diciamo, da fonte non rinnovabile, siamo un po' meglio di prima, ma non proprio usciti, diremmo così, oppure non stiamo andando davvero verso la sostenibilità. Allora l'idea forte era quella di dire: bene, spazio grande, ci sono 300.000 metri quadrati coperti, gli altri piattaforme cosa ce ne stiamo facendo? Vuote. Perché? Beh, perché fallito questo, fastidio quest'altro. Ma c'è una piattaforma adatta a fare un mercatino come Dio comanda, cioè con, per dire, il pianale alto? Perché la cosa poi che sorprende, uno va dentro anche un bambino e dice: ah, portate i camion qui di ortofrutta e poi scaricate a terra? Sì, ma non mi fa male la schiena? No, un po' sì, in effetti la dobbiamo mettere giù, tirare su. Ma quella piattaforma lì vicino non è più alta dove arrivi col camion? Non potrebbe essere adatta, sì, interessante, solo per dirvi che dopo uno si interroga perché certe scelte, c'è sempre una motivazione, sono state fatte a suo tempo, ma insomma c'era un luogo giusto per dire: beh, forse se noi pensiamo di spostare gli operatori che sono, diciamo, la nostra mission, noi lavoriamo per loro, questa è una società partecipata che gestisce il mercato e offre i servizi, e quindi sono loro il nostro obiettivo. Se creiamo una struttura, un mercato davvero sostenibile, sufficiente in termini di metratura, che sfrutti tutto quello che abbiamo fatto su rifiuti, energia, acqua, beh, forse avremo un mercato davvero, diciamo, efficiente, davvero sostenibile. E di quest'area che si svuota, che altrimenti avremmo dovuto chiudere, che è stata già pagata, è un investimento che è già stato fatto. Ma che costa? E cosa possiamo farne? E l'idea c'era già, evidentemente, perché se no non è che... Beh, non potrebbe essere il luogo che nasce a Bologna dove si fa un parco tematico, questo poi è l'idea di fondo, un parco tematico che porti, che faccia vedere un po' misto fra educazione e intrattenimento. La parte dell'intrattenimento ho preso un po' troppo, però deve attirare. Educazione, cioè ti faccio vedere cos'è l'agricoltura, il sedicesimo naturalmente, però se io voglio farti capire che le pesche non sono soltanto in cassetta, che un pollo non è soltanto, diciamo, pronto per essere messo in forno, che ne potrà andare avanti a lungo, che dietro la pasta c'è il grano duro, non il grano tenero, che ci sono determinate varietà, che il terreno è una materia viva e che puoi anche vedere, e che per andare avanti, perché non troviamo un luogo, per l'appunto, in un posto che abbia senso e che possa essere valorizzato e che ci sia già, e che non sia una cattedrale nel deserto, dove mettere, fare vedere le filiere dal campo alla tavola. Qualcuno dice la forcona, ma non si può più dire la forchetta, cioè tu fai vedere, prendi la pasta, un campo di grano duro che avrà una certa varietà, e poi ci sarà un mulino, ma non quello con le pale, ci sono dei mulini che, diciamo, adesso nessuno di voi probabilmente ha visto, qualcuno ha visto, ma la maggior parte non ha visto, e poi c'è il pastificio, e poi c'è un negozio dove vedi tutti i tipi di pasta artigianale, poi ci sarà un ristorante dove consumerai la pasta in tutti i modi possibili e immaginabili. Questa era l'idea, che poi si declina ovviamente per tutto. Il parco. E uno, quando ha un'idea, dice: ma ce ne sono di questo tipo? Sì, ci sono i musei, cioè questo non c'è.
Come si sostiene una cosa del genere quando conosci il settore agricolo e sai che nel valore aggiunto la parte di partenza, quella che vi dicevo prima, è quella che conta di meno e che non può sostenere il resto? Dov'è il valore? È alla fine della filiera, nella ristorazione e nella distribuzione. A chi facciamo pagare quello che c'è a monte? Cercando poi di far capire che c'è un palese squilibrio, che non può andare avanti così, cioè che tu produci e vendi il latte, la pesca a qualche centesimo e poi ti arriva, diciamo, la distribuzione moltiplicata, così una sorta di moltiplicazione dei pani e dei pesci, tenendo conto che l'agricoltura è la base, conserva il territorio, si usa bene le risorse, inquina di meno, se produce bene, fa bene la salute, non mi sto a raccontare tutte queste cose. E allora abbiamo fatto una sorta di concept, questo è il parco, questo è lo spazio, dovremmo, con l'accordo di tutti, spostare il mercato, a renderlo appunto sostenibile, efficiente, e creare all'interno una struttura svuotata, quindi non costruire nulla, che però dia questa rappresentazione, ma che si sostenga, quindi, e non può essere un centro commerciale, tenendo conto che il CAB ha una sua mission, lo spazio appartiene a qualcuno e così via. E abbiamo costruito, questa era l'idea, abbiamo chiesto al sindaco, azionista di maggioranza, a cui io mi riferisco per definizione, poi ci sono ovviamente anche gli altri importanti, ma se io ci riferisco questo no. E i paletti, beh, insomma, il paletto non può essere un centro commerciale, può essere cibo, una cittadella dell'alimentazione, ma come si sostiene? Abbiamo elaborato col consiglio di amministrazione, quindi questa è un'idea che parte da me, ma poi è stata condivisa da chi amministra il CAB e da chi lo controlla, ed è venuto fuori una cosa che secondo me non si è capita bene, ve la sintetizzo così. Farinetti è stato chiamato da me personalmente su un elenco di 7-8 imprenditori perché bisognava trovare chi fosse in grado di gestire un maccherone, come dice Patrizio Rovesi, di questo tipo. Perché io faccio professore universitario, questo è il mio ruolo, diciamo a tempo indefinito, fino alla pensione, se ci sarà la pensione, se ci arrivo. Poi le altre cose le faccio pro tempore, quindi cioè, non è che faccio il gestore di un parco, non ci ho mai pensato. Io lo chiamo parco per darvi l'idea di cos'è, ma è chiaro che ci deve essere una parte che sostiene il resto, che è commerciale. Allora, qual è stata, diciamo, il veicolo scelto? Dopo uno studio molto approfondito delle varie possibilità, in modo che fosse assolutamente trasparente e che mettesse assieme un pubblico che ha già qualcosa, che rappresenta un costo in realtà e che difficilmente può vendere. Mi domando chi mai si potrebbe prendere una struttura di questo tipo e che deve in qualche modo sostenere, che ha un obbligo rispetto ai concessionari, ma che diciamo potrebbe essere usato per un altro scopo, se c'è un altro scopo forte, diciamo, e se ovviamente questo non va a incidere sul pubblico e in nessun modo. Non ci può essere un investimento pubblico per fare un'operazione di questo tipo, ma perché non ci sono le risorse. Allora, proprio l'involucro che abbiamo immaginato, molto trasparente, mette, diciamo, insieme pubblico e privato, dove chi ci guadagna per davvero, se funziona, è proprio il pubblico. E il fondo immobiliare riservato a investitori qualificati, qualificati vuol dire privati in realtà, che però abbiano certe caratteristiche, questo poi è tutto, come dire, regolamentato dalla Banca d'Italia, quindi non è che puoi scherzare, e vi dà proprio, diciamo, il senso dell'operazione. In questo fondo, fate finta 100, più o meno i numeri possono corrispondere, ciò che il pubblico mette è quello che ha già sostanzialmente, e cioè l'asset, il patrimonio, che vale tot. In questo caso fate conto che sia il 55 di 100, ma c'è già, è lì, e ha un valore però, ha un valore patrimoniale. E non cede la proprietà, dice, se volete fare un progetto di un certo tipo avete 40 anni, è un, come dire, è un periodo temporale che permette di, diciamo, di mettere in piedi un progetto del tipo che è stato pensato, ma si potrebbe anche in teoria restare prima,
e questo torna a essere proprietà del, diciamo, del comune. Il privato, se vede che dentro, diremo così, il progetto, e vuole guardare i numeri naturalmente, c'è un piano industriale, un piano commerciale, un piano di business, dove il suo investimento ritorna, dice, beh, io ci credo e metto. Allora, cosa è successo? Che, facciamo conto, adesso semplifico i numeri, 45 su 100 sono soldi di investitori privati che hanno visto una possibilità di rientro, di ritorno, dal punto di vista del dividendo, e che esattamente la cifra, guarda caso, che serve per la trasformazione di quella struttura che c'è già, viene svuotata e viene trasformata, e quindi ci sarà il cambio, ci sarà il mulino, ci sarà il negozio, le cose che vi ho detto prima, moltiplicate per n in realtà, per tutte quelle che sono le filiere eccellenti, oltre a spazi legati alla didattica, all'università e così via. Adesso non entro nei particolari, voglio solo spiegare dal punto di vista, diciamo, dell'amministratore pubblico, io lo sono in modo derivato, ma comunque amministro un bene pubblico, qual è l'idea di fondo e qual è il vantaggio per il pubblico. Allora, con i soldi privati tu trasformi, ristrutturi, usate il termine che volete, ma non costruisci niente perché è già lì il progetto. Però quando entrerà in funzione, se chi lo gestisce è il fondo, che viene poi controllato da una società di gestione di risparmio, adesso vi semplifico i vari passaggi, ma è tutto, diciamo, Banca d'Italia, insomma bisogna fare così. E quindi c'è a garanzia degli investitori, sia pubblici che privati, un controllo affidato per bando a una società che fa questo di mestiere, società di gestione e risparmio. E c'è stato un concorso, ha vinto una società che quindi è a tutela, diciamo, degli azionisti, che in questo caso si chiamano quotisti, e quindi vigila che le operazioni siano fatte bene, e quindi ha una, diciamo, funzione sul fondo immobiliare. Allora, la cosa davvero interessante è che se l'operazione funziona, il pubblico, in questo caso, che ha messo, diciamo, un capitale che c'è già, avrà i dividendi come il privato. Quindi con dei soldi privati che stanno rischiando, sono stati peraltro già tutti depositati, stiamo facendo una trasformazione e peraltro stiamo anche spostando il mercato in un luogo più idoneo. Quindi nell'ipotesi più, diciamo, devastante, non funziona perché c'è qualcosa che non va, non è che stiamo perdendo qualcosa che abbiamo costruito per niente, abbiamo trasformato con soldi privati peraltro una struttura, ne abbiamo trasformato un'altra che rimarrà lì e che sarà poi il beneficio del mercato, e poi si penserà a fare qualcos'altro di quella struttura. Quindi sto facendo uno scenario più negativo in assoluto. Se invece dovesse andare bene, benino, non lo so, il dividendo che prende il privato, che ha investito i suoi capitali, lo prenderà uguale identico il pubblico, solo che lo dovete moltiplicare per un po' di più se le proporzioni rimangono quelle che io vi ho detto, 55-45, potrebbero poi cambiare un po', perché CAB continuerà a fare CAB e magari venderà un po' di queste quote a beneficio di quello che sta facendo. Non è il suo compito gestire il parco agroalimentare. Quindi è un'operazione interessante, è un caso che potrebbe essere applicato nel nostro paese a qualunque altra area, diremo così, che è stata dismessa o che sta per essere dismessa, con un'idea forte, cioè il parco alimentare basta, c'è uno e deve essere unico, e non può essere che qui, perché ha un senso che sia Bologna, è una bella coincidenza che ci sia un'area così vasta disponibile, altrove non si sarebbe fatto. Cioè, c'è un luogo ideale, ovviamente, come tutti voi avete capito e hanno capito anche loro, cioè Expo, nel senso che quest'idea, perché siamo andati così velocemente? Perché nel momento in cui non l'abbiamo presentata a Farinetti, lui ha detto, se trovate le risorse, io vengo col mio brand, che ha un valore,
importante, Italy si conosce nel mondo molto più che Bologna adesso. Noi vogliamo che poi, per questo il nome sarà Italy World in ETA Bologna. Ma Bologna ancora non ha un brand, lo avrà se grazie a Italy. E chiaramente le idee poi sono di tutti, certo, sono andato io a proporgliela, però lui poteva tranquillamente rivendersela il giorno dopo a Expo. E questo in realtà si sapeva e ha accelerato molto, diremo così, le pratiche, perché il luogo ideale. Expo, padiglioni, cosa faranno il giorno dopo, oltre a venire, mi auguro, l'inaugurazione di Italy World Barretta Bologna, 1 novembre 2015, cosa faranno loro il 1 novembre? Già, diciamo, non è chiarissimo cosa si farà il 1 maggio, figuratevi se si pongono il problema del 1 novembre quando si chiude, però, diciamo, c'era un luogo dove si poteva fare, e poi ne è venuto fuori un altro in Italia, dove si poteva fare. Quindi questo ha aiutato un po' anche il decisore pubblico ad accelerare i tempi, che poi noi abbiamo, non a caso, scadenzato in modo, vorrei dire, violento. Due condizioni, fra le altre, che abbiamo messo in assemblea straordinaria: se entro il 31-12 tutti, questo è passato inosservato, ma è stata la trattativa più devastante, tutte le imprese dentro il mercato, sono 200 in realtà, compresi i piccoli produttori che vendono a vendere, non firmano un accordo per il trasferimento, non se ne fa niente. Nessuno di loro guardava il bene pubblico, tutti guardavano imprenditori, poi gente che si fa un mazzo così, che lavora di notte, cioè guardava come devo trasferire, mi sono appena trasferito, cosa mi date il trasferimento, dove andiamo, ma è vero che poi saremo i primi fornitori della materia prima, cioè, il parco non è che quel campo, diciamo, l'orto che ci sarà, sarà un orto importante, poi fornisce i ristoranti, cioè sarà evidentemente il mercato ortofrutticolo, questo è il vero chilometro zero peraltro, anche perché poi la frutta e verdura che si vende al mercato viene molto dal territorio per la maggior parte, quindi una filiera abbastanza corta. Beh, insomma, ecco, alla fine siamo arrivati un po' prima di Natale con tutte le firme, a parte tre che giocatori di poker, mi viene da dire, che si sono giocati qualcosa, poi hanno capito che erano fuori, insomma, comunque hanno firmato poi tutti, seppur qualcuno con qualche ora, vorrei dire, di ritardo. Ma soprattutto abbiamo messo la deadline per le risorse. Se entro il 31-12 non troviamo i soldi che servono a fare la trasformazione, non ne parliamo più, e devono essere soldi privati. E in effetti lì abbiamo visto che il progetto era buono, perché in 105 giorni, dico 105 perché c'è stato un inizio e una fine, sono stati, diciamo, raccolti 40 milioni di euro assolutamente privati, perché di fatto, se voi guardate la lista degli investitori, al di là della sigla, non sono fondi pubblici. E questo vuol dire che chiunque ha avuto modo di guardare i numeri dentro il progetto, ha capito che c'è la possibilità di ritorno economico, altrimenti non avrebbero messo quelle cifre importanti. Non sono proprio sicuro che tutti, una parte sicuramente sì, abbiano capito il vantaggio del pubblico, che è quello clamoroso, a mio avviso. Non consumi ulteriormente suolo, valorizzi un bene che è già lì e crei un progetto che poi mantiene l'occupazione nel mercato ortofrutticolo nuovo. Quei 2000 posti io sono abbastanza sicuro che rimangono. Forse, se funziona bene la cosa, potrebbe addirittura aumentare, ma certamente non si perderanno come si stanno perdendo adesso. Ogni 6 mesi fallisce uno, guardate i dati del nostro bilancio, dove registriamo questa nefasta contabilità. Poi abbiamo una struttura assolutamente originale che dentro occuperà delle persone, 1.632, poi non so se saranno 1.644 o 1.500, poi impiegherà delle imprese partendo dal territorio e poi creerà un indotto, c'è anche una stima. Allora la domanda è, cosa c'è di negativo in tutto questo? Me lo sto domandando anch'io, nel senso che mi pare un buon esempio, senza adesso mettersi medaglie o altre cose, per dire, un territorio che ha un suo brand. Quindi non parliamo di cosmesi, di marketing, qui c'è già. Ha uno spazio praticamente vuoto, deve essere solo valorizzato. Abbiamo costruito un percorso che potrebbe,
per questo ne parlo volentieri qui, essere applicato anche altrove, in un contesto dove disoccupazione, cementificazione, fallimenti di imprese, cioè è piena l'Italia. È chiaro che devi avere un'idea non forte, fortissima, unica, cioè, altrimenti le risorse che pure in periodi di crisi ci sono, non vengono. E faccio un caso. Qui il sindaco ci ha messo diversi paletti. Uno, importantissimo, è quello no debito. Tutto è equity, cioè tutto è investimento. Allora, la prova che la cosa c'è è che due banche, una grossa, una un po' più piccola, IMI, Intesa San Paolo e Emibanca, ci hanno messo dei soldi. Ovviamente all'inizio hanno provato, hanno detto, ma prestiamo, noi prestare soldi, poi pagare interesse. Noi, voi mettere soldi ed eventualmente ottenere dividendo come tutti gli investitori. E ce li hanno messi, nessuno è stato forzato. Cioè, e quindi vuol dire che c'è questa, diciamo, che questo progetto ha delle possibilità. Ecco, questo è il senso. Io sono molto semplificato, 40 minuti e sono 40 minuti, adesso mi fate le domande. E credo, chiudo veramente su questo, che Bologna in questo campo abbia davvero qualcosa da dire. Cioè, non è che abbiamo inventato niente, l'acqua veramente calda, una scoperta dell'esistente, però certe volte non te ne accorgi che c'è. Devi avere un'amministrazione che rischia anche qualcosa, perché non è comprensibile subito, e forse adesso nella mia spiegazione qualche pezzo ve lo siete persi, perché è abbastanza complicata, però è affascinante nel suo insieme, perché dici, caspita, c'ho un maccherone enorme, maccherone nel senso proprio, cos'è questa roba qua? Cosa me ne faccio? Vabbè, posso continuare, continuo, quanto posso andare avanti? Ma ancora un po' poi in realtà posso andare avanti, però alla fine non cambia niente, lasci le cose come stanno. Ci sarebbe stato un'inerzia, certamente. Questo poi ha portato con sé delle decisioni che non erano mai state prese, pensate solo ai trasporti. Almeno avviato un dibattito con già delle risposte, però, che io in qualche modo ho preteso, se vogliamo poi mettere in piedi questa cosa, però l'amministrazione le risposte, quindi parlo della regione, della provincia, del comune, le ha date immediatamente, in modo molto aperto e trasparente, senza troppi tavoli. C'è un tavolo, ma in cui ti dice sì, qui partiamo con un certo tipo di autobus, poi c'è certamente il binario, però abbiamo bisogno di attendere questo passaggio e poi poter andare avanti su tutta l'area e così via. Quindi, senza adesso, mi fermo davvero qui, voler farne il caso dei casi è davvero, dal punto di vista amministrativo e quindi politico, molto molto interessante. Se riusciamo a farlo partire, a fare decollare, anche grazie a questa scommessa che spero il paese riuscirà a vincere di Expo, perché è tutto molto legato a questo successo che porta l'attenzione sul tema e sul nostro paese, allora a quel punto, ecco, la via verso, diciamo, l'uscita dalla crisi, una crescita davvero sostenibile, occupazione, risorse, la fine del tunnel io la vedo proprio così. Io aggiungo solo un dato che ho visto dal progetto, che secondo me dà l'idea di qual è anche la potenzialità. Ci sono due scenari, uno buono, positivo, e uno molto positivo, ma restando allo scenario positivo si parla di 6 milioni di possibili visitatori l'anno, se ho capito bene. No, anche risultato è appunto un dato che poi nella comunicazione si perde, poi Farinetti, capito tutti come personaggio così molto esuberante, vulcanico, vi abbiamo detto, la storia ve l'ho più o meno raccontata, Oscar usa noi per fare il Papa, per fare il rettore, no, cioè non è il tuo progetto questo, anche se per molto tempo l'abbiamo un po' lasciato credere, perché tutte le delibere di investimento erano legate al suo nome. Se c'è Farinetti mettiamo i soldi, è ovvio, cioè non è che Segrevo, Figlioli, Merola, cioè possono attirare questa, diciamo, capacità imprenditoriale in questo settore.
E siccome non ci sono casi analoghi, il benchmark, come si usa dire, l'abbiamo fatto su un centro commerciale. Sono due utenze completamente diverse, che sia chiaro. Però, così vi do un dato che in qualche modo rassicura sui numeri, perché questi 10 milioni che sono corsi così, 10 milioni di persone che ti arrivano tutte in un giorno, tutte in un giorno e tutte in treno. Cosa che è abbastanza sorprendente, in realtà. Quella è la prospettiva, se volete, e potremmo arrivare a quel numero lì. E il dato è riferito a un centro commerciale, Centro Nova, dove ci sono 5 milioni e 8 di ingressi, ingressi diversi, quindi qui diciamo verrà più dall'estero, quindi sarà un'utenza, chiamiamola così, diversa, che avrà un certo tipo di consumo. Ma per dire gli scontrini, che è un altro dato che l'investitore guarda, ma su cosa avete stimato il fatturato, sono degli scontrini bassissimi, sia in termini di acquisto, sia in termini, parlo quindi della parte di vendita, diciamo il supermercato, sia in termini di consumo della ristorazione. E non è neanche stato ipotizzato un biglietto d'ingresso, per dirvi. Quindi sono dei numeri in realtà molto prudenziali. Poi dopo, se parlate con lui, vi dice, francamente i numeri lo attestano, oh, però se venite a New York, 6 milioni, dice New York e New York, però è il secondo sito visitato dopo l'Empire State Building, che peraltro lì accanto ha dei numeri pazzeschi. Guardate il fatturato di Italy nel mondo, guardate il numero di visitatori che ci sono allo Stiens di Roma, che è un bel recupero, tra l'altro di un'area, altro esempio, che ha, sapete, uno spazio dedicato ai mondiali, usato 20 giorni, lasciato lì degradare, peraltro, sono 30.000 ingressi al giorno, quindi non stiamo parlando di numeri pazzeschi, peraltro numeri che si dovranno, appunto, come posso dire, modellare nel tempo e anche riflettere in città, naturalmente. Avete domande? Ci sono domande? Dubbi, osservazioni, curiosità? Vai. Allora, io volevo chiedere cosa può fare la classe politica, l'amministrazione a livello statale per, diciamo, aiutarvi, aiutare gli imprenditori che hanno sottoscritto una quota di rischio a livello politico, appunto. Ma cito un esempio, in America... Cioè, stanno facendo delle politiche di informazione, di scolarizzazione alimentare trainate proprio dalla First Lady. Cosa può fare la classe politica italiana? Raccogliamo le domande, poi vi do una risposta. Volevo sapere se la struttura ricettiva della città è pronta per accogliere tutte queste presenze, visto che non si tratta di presenze locali, giusto? Per la gran parte. Se è stato fatto uno studio dell'impatto che può avere, anche positivo, sull'economia. Sì, io sempre ricollegandomi alla sua domanda riguardo le infrastrutture. Quindi ho letto che è stato pensato prima un autobus quasi, diciamo, privilegiato per Italy, e è stato fatto un progetto, uno studio per un treno, quindi se si farà, se siamo pronti anche su quello, sui tempi e sui costi anche. Vabbè, io conosco il professor Segreda quando facevo rappresentante degli studenti, quindi sono ammirato, ma conoscendo la persona l'ho sempre conosciuto come una persona in qualche modo rivoluzionaria nelle sue idee, anche se Andrea ci ha detto che sono cose che, non dico ci potrebbero pensare tutti, però io non la penso così, però come dire, ne prendo atto. No, io ti volevo chiedere una cosa più di altro tecnica, cioè il ruolo di Italy è, cioè di Farinetti, è un ruolo mediatico, cioè comunicativo, nel senso usiamo il marchio di Farinetti perché ci serve per gli investitori e per attirare gente, o è un ruolo di gestione diretta e quindi sarà Italy a gestire direttamente tutto? Giusto.
raccogliamole tutte, ma questa è una domanda importante. Io ho una domanda. Ho letto nella presentazione di questo progetto che hanno calcolato che i ristoranti tipici, quelli proprio tipici con le tortellini, con le tortelline, con le tipiche bolognesi, rimarranno soltanto due o tre in tutta Bologna, perché verrà fatta una cucina un po' più internazionale, un po' più moderna. E così dove l'hai letto? Mi sembra che fosse una visione di quel cuoco che ha fatto MasterChef di Bologna, che diceva appunto che comunque non sarà una cucina tradizionale bolognese, in un territorio non devono essere tutti ristoranti tradizionali, ma ne bastano due o tre molto buoni, molto però poi la cucina un po' più moderna, un po' più internazionale. Va bene, mi pare abbastanza materiale, diciamo, per darvi risposte e completare un po' il percorso, il ragionamento e le informazioni che vi ho dato. Intanto voglio rispondere ad Alberto, perché mi è mancato, diciamo, un pezzo importante, cioè noi abbiamo chiamato Italy, sarà lui in persona peraltro a gestire, facendo un contratto con il fondo, quindi in realtà è controllato il fondo, chi c'è la maggioranza, no, e quindi chi sarà rappresentato lì dentro, il fondo controlla, e quindi ha un potere, diremmo così, di intervenire su situazioni che potrebbero essere, non so, di conflitto di interesse. Faccio un esempio: abbiamo detto che è un progetto che nasce dal territorio per il territorio, quindi offriremo, diremmo così, l'opportunità di entrare a livello di impresa al territorio. È un parco, diciamo, nazionale, quindi non è che ci potrà essere soltanto il Pignoletto. Però sarà il primo a essere contattato. E certo che se poi Pignoletto dice, faccio questo caso, sarebbe stato meglio non farlo, perché dopo è un esempio, non è successo ancora nulla. Però mettiamo che il Pignoletto dice, ma però forse io... Cioè non è che entra e diciamo lo paghi per entrare, è il contrario, che se no non si regge l'operazione. Allora e dici, partiamo da lì. È chiaro che se il Pignoletto per qualche ragione dice, ma a fondo noi siamo un prodotto locale, adesso avrei dovuto chiamarlo Giovannino, che sarebbe stato meglio, perché dopo se no parte il trip, non prendiamo il Pignoletto, ma insomma fate finta che abbia detto il vino Giovannino, si passerà ad altro, ma dovremmo avere una rappresentazione, quindi se poi entra il Pignoletto bisognerà pensare forse a una rotazione, perché abbiamo tanti vitigni e così via. Lui ha questo compito. È chiaro che se lui, l'idea, e non sarà così naturalmente, nel senso mi porto tutto quello che ho io, probabilmente il sospetto è venuto, noi gli diremo, guarda, la maggioranza ritiene che non sia il caso di fare. Quindi è bello questo sistema, per questo vi dico molto, molto pulito, perché in realtà la gestione sarà fatta da un imprenditore che è capace di farlo, credo che sia assolutamente l'unico. C'era anche il piano B, C, D, arrivavamo circa a 8 lettere, ma vi assicuro che sarei stato in imbarazzo con il secondo, cioè avrei capito che l'idea non... Quando lui, adesso non vi descrivo come ha reagito, diciamo, però ho capito che l'idea c'era. Quindi questo, lui farà poi una società che si chiama Italy World Bologna, per l'appunto, quindi avrà proprio il nome, il doppio nome, diciamo. Poi certo ci sarà questo sottotitolo molto italiano che ha preso, ficco, ma quando vai in Giappone non dirai please come and visit Faiko, perché nessuno ti può capire sostanzialmente. Però se gli dici Italy World Bologna, poi Bologna is food, non c'è solo Fico Italy World o il parco, come lo volete chiamare, è forte la cosa. E quindi la scommessa che abbiamo fatto chiamandolo, con tutti i limiti, no? Questo, io vi dico, vi racconto questo piccolo episodio che però la dice lunga. Dopo che abbiamo un po' convinto, Oscar, parla al plurale, perché vi dicevo prima, no? C'è il Papa, c'è il Rettore, non è che...
poi in conferenza stampa a Milano, lancio diciamo nazionale, ha detto la seguente cosa che io ho registrato, poi mi ha anche fatto qualche battuta, cioè lui ha detto noi, e tutti noi abbiamo capito, abbiamo scelto Bologna. Non è così, cioè, Bologna ha scelto te e tu adesso che stai scommettendo i tuoi baffi, il tuo marchio, perché lui si gioca una gran partita, cioè vi assicuro che non è una cosa, cioè uno che dice io faccio l'ideatore di professione, però le cose poi vogliono che si realizzino, alcune magari riesco a farle io, altre questa assolutamente no, ma non, cioè, quindi cioè, ho capito che poteva funzionare guardando i suoi occhi quando gli ho fatto questo concept assieme al direttore generale, 30 novembre 2012, Sant'Andrea, non posso non ricordarlo, facendogli vedere appunto questa mappetta che avevamo, dice ma dov'è? Qui sono i vari trasporti, c'è la tangenziale, c'è la fiera, c'è Bologna, Bologna, Torpellino, le torri, le attrattive da risparmio, eccetera, eccetera. Insomma, quindi tutte queste battute, però insomma c'è Bologna che cioè, rispetto a, ad altre città, che peraltro non esiste competizione, ognuno ha la sua, non sta mica inventando qualcosa di nuovo, non è appunto, perché non mi piace la Disneyland che si è inventato lui, del cibo, però per far capire, perché Disneyland appunto dov'è Disney World? A Orlando, cos'è Orlando? Lo conosci perché c'è Disney, qui il contrario, cioè c'è Bologna e poi c'è anche il parco e una serie di altre cose. Quindi quello è il passaggio, diciamo, in termini di governance, di controllo, e per questo io, voglio dire, non è che sono il difensore di Farinetti del suo modello, ho scelto lui perché so che è in grado di gestire questa cosa che ho pensato, che abbiamo pensato. E l'amministrazione è stata fondamentale, perché io vi dico con franchezza, al posto del sindaco che ha un bene pubblico di quella dimensione, di quel valore, con quelle criticità, cioè adesso non mi sto a raccontare la storia, i debiti, le vendite di terreno, insomma non è responsabile il sindaco, io qualcuno ce l'andiamo indietro di 20 anni probabilmente. Operazione delicata, e quindi ci abbiamo ragionato per piccoli passi, e nel momento in cui il meccanismo è stato chiaro, cioè l'amministrazione è stata pancia a terra, e questa è l'amministrazione che io voglio. Certo, passando per gli uffici del comune ogni tanto sento ciao, così qualche cosa che mi vola, che ci vola, perché è un lavorone, adesso vi risparmio tutti i passaggi, però questa è la politica che ascolta, l'amministrazione che funziona. Nessun investitore privato avrebbe messo un centesimo di quello che è stato portato il 19 di dicembre dal notaio se non fosse stato sicuro che è l'accordo di programma, che è il piano trasporti. Oltre a un rischio, come posso dire, impresa, naturalmente, succede qualsiasi cosa. Però se non hai un'amministrazione che risponde così, quindi politica e amministrazione mi pare che siano, diciamo, molto legati, ma lo voglio dire nella parte politica, quindi il sindaco, la giunta, gli assessori, e a parte, diciamo, a scendere, tecnica e amministrativa. E quella risposta, lo dico con un po' di rammarico, devo dirlo, che non ho avuto l'università, non avevo pensato a un parco, ma alcune cose sono riuscito a farle. Ma adesso faccio l'esempio, lo spin-off, ma è uno spin-off, tutti pensano all'associazione volontariato, una SRL dell'università. Per spiegare la Standard Market, magari conoscono tutti, conosce tutti la Standard Market? Ma comunque non è volontariato, è uno spin-off, una società, tu sei stato in Senato. CDA, cosa vuoi fare? Tu è ancora peggio. Allora, no, però, per esempio. Però, dunque, quando tu hai un'idea, fai una ricerca, ma di solito in campi molto avanzati, non so, nanotecnologie, brevetti particolari, l'università fa una società con docenti, ricercatori, studenti, dottorandi, e poi vende il servizio, il prodotto, e si prende, diciamo, una royalty. Allora, a me pare un'innovazione interessante, e per costituire una società da 10.000 euro io ho dovuto prendere in corridoio il povero rettore Cartolari dicendogli se adesso non arriviamo alla fine ti ammazzo, ho dei testimoni, 4 anni, la smart comic, chiaramente una cosa nuova, nessuno sapeva come trattarla, non c'era un benchmark come in questo caso, ma io ho
10.000 euro, 1.000 dovevamo investire, 1.000, cioè ha una partecipazione di 1.000 euro. Gli altri 9.000 sono i soldi che abbiamo messo noi, docenti, ricercatori, studenti, sono circa 1.000 euro a testa, non proprio un investimento da dire adesso, non è poco, però neanche poi questa società di capitali, ecco, per dirvi. E poi è passata, mi ricordo, perché mi ha chiamato una dirigente di allora dicendo, ma c'è un senato, un consiglio di amministrazione, a luglio mancava qualcuno che evidentemente era contrario a questa operazione, perché cosa dice? Lo facciamo passare. Dico, se non lo fa passare ammazzano anche lei. E alla fine poi questo a livello, diciamo, di immagine anche dell'Ateneo, cioè è citato molto di più la Spinner Market con l'Università di Bologna, se guardate la sequenza, solo per dire. Ma è l'università che entra nella società, è un'università che dice una responsabilità sociale come le imprese, cioè io insomma ci ho trovato dentro tutto, al di là dell'acqua calda, è l'acqua calda pura, peraltro lo dico così, come sapete da dove mi è venuta l'idea? Allora, l'idea nasce, ma la soluzione, l'idea nasce che un giorno, a me io facevo cooperazione internazionale, ho scritto un libro contro spiegando il meccanismo per cui torno dietro i soldi, non mi hanno più chiamato, ho detto forse è il caso che mi guardi attorno e veda un po' come funzionano le cose in Italia, ho andato 10 anni su e giù per i paesi dell'est, soprattutto l'ex Unione Sovietica, anche quando c'era l'Unione Sovietica, e sono finito in un ipermercato dove c'era un mio studente che gestiva il reparto ortofrutta e gli volevo chiedere perché l'ortofrutta è all'inizio e l'acqua minerale in fondo, e mi sembrava strano, cioè metti l'ortofrutta all'inizio del carrello e poi la schiacci con l'acqua minerale, cioè non riuscivo a capire perché la pasta de cecco è a questa altezza qui e invece un'altra pasta è sotto, perché il sale non lo trovi, cioè un po' la logistica, gli scaffali. Poi a un certo punto mi ha detto che c'erano 30-40.000 referenze, si chiamano, dico però quanta roba, dove arriva? E mi ha portato dietro le quinte, dove arriva tutta la merce, si chiamano polmoni. E dove c'era il fresco c'era una montagna di roba che io, questa roba qua, lo yogurt non scaduto, diceva la scadenza, il sacco di arance confezionate, 20, e vedevi una o due ammuffite, ma le altre, insomma, le guardavi, e così via. Rifiuto, costi, eccetera. Da lì è partita la ricerca, abbiamo... Però io non capivo il modello che si poteva, cioè capivo che c'era un'offerta negativa, cioè che dovevi smaltirla con un costo economico e anche ecologico, ambientale, e dall'altra parte si intuiva che c'era una domanda potenziale, no? Il povero, l'indigente, quello che non può comprare, però non riuscivo a capire come fa questo incrocio, anche perché non c'era più il prezzo e non riuscivo a uscire dalla logica del mercato. La raccontavo a tutti questa storia, tutti. Il mio cane sapeva esattamente il problema degli invenduti di Conad di Leclerc, quello di Via Larga. Da lì siamo partiti a fare questa sperimentazione. A un certo punto trovo in aeroporto a Roma il direttore di allora del CAB, Roberto Piazza, che io conoscevo perché un direttore di quelli, non so se l'avete conosciuto, che portava gli studenti. Io andavo di notte, lui era quello degli studenti, venite alle 2 o alle 3 che vi faccio vedere come funziona il mercato ortofrutticolo, ci ho imparato un sacco di cose, quindi è fior avanti, passavamo le notti proprio con i camionisti, i trasportatori, e a un certo punto quando gli pongo questo problema, che veramente lo racconto, chiedevo a tutti, cioè, ma com'è sta roba, ci sono degli venduti, la grande distribuzione, e lui dice, mi brillarono gli occhi, dice, vieni, però non lo devi dire a nessuno, adesso posso dire che sono passati un po' di anni, e mi portò, mi presentò Suor Matilde, che esiste ancora, una suorina di un gruppo cattolico di, diciamo, di volontari, con dei frati, che con i facchini, avete presente i frati e i facchini, del centro agroalimentare di Fioravanti, recuperavano tutto quello che non si vendeva, quindi la parte di frutta e verdura che insomma si avvicinava, diciamo, alla non vendibilità, quindi non era perfetta, ce n'era molto, la stoccavano in un garage, pregavano il sabato mattina e noi con loro abbiamo fatto tante, diciamo, sedute di osservazione in realtà e di preghiera sabato mattina, e poi arrivavano queste macchinette da
da Caritas, dalle varie organizzazioni caritative, anche improbabili, cioè insomma giardinette cariche di ortofrutta andavano via. E lì abbiamo detto, questo è il modello, cioè frutta, verdure e tutti gli altri prodotti li devi recuperare laddove si forma l'eccedenza, ma senza dei mezzi nuovi, senza stoccarli da un'altra parte, poi li porti direttamente al potenziale beneficiario, ma tutto a livello locale. L'abbiamo esteso a tutta la filiera, in realtà da lei è partito, l'ho citato ovunque, diciamo, anche se per un po' di anni avevo una sorta di embargo, perché poi lì c'erano tutti che chiudevano un occhio, due occhi, tre occhi, l'ASL per esempio. Io sono andato subito all'ASL a dire, ma la questione igienico-sanitaria e questa funzionaria che è sempre dentro il mercato, adesso un rapporto quasi fosse una sorella, mi guardò con odio, mi disse, lei di cosa sta parlando? Come di cosa sta parlando? Suor Matilde, lei così ma spinge, non ho mai sentito questo nome. No, per dire, cioè, è chiaramente un'azione caritativa potentissima, lei l'ha pensato all'inizio, non mi metto di traverso. Poi ho detto, ma se la studiamo un po' assieme, magari la mettiamo a posto, l'abbiamo messa a posto. Adesso l'ASL è il partner più importante della Spirit Market, perché c'è tutta la sicurezza alimentare, non è che ti puoi mettere lì e rischiare. Ecco, quindi, solo scusate la lunghezza della risposta, ma per dire che l'amministrazione, il governo è importante. Io, l'università è la mia alma, la mia qualcosa di più se vogliamo, ci tengo moltissimo, però non mi ha dato quelle risposte che mi aspettavo. 4 anni per fare uno spin-off, mai fatto l'impianto fotovoltaico. Ecco, bisogna che chi dirige, chi governa, ascolti, pazienza, anche 5 minuti, deve ascoltare. Se non ascolti non capisci, non capisci, ti devi confrontare col territorio, con le persone, con i docenti, con i ricercatori, con gli studenti. Cioè, io quando ho fatto l'unica candidatura mia vera è stata quella a fare il rettore dell'università, il resto è così tutto simpatico, non proprio del tutto, e ho girato tutta l'università e mi sono confrontato con i colleghi, poi non tutti hanno capito il mio messaggio, e però ho visto delle cose pazzesche, cioè, basta andare in giro, cioè, di last minute market, cioè, di idee apparentemente geniali, in realtà toccate, pieno, cioè, aspettano solo di essere valorizzati, ma se nessuno ti ascolta è chiaro, stessa cosa per un'amministrazione. Allora, questo secondo me è un buon esempio, perché dimostra che se si vuole, se c'è una volontà politica forte, l'amministrazione funziona, e poi si tira dietro, non so se i ristoratori, questa cosa non lo so, quella che hai detto non l'ho capita, nel senso che adesso poi questo mondo, io vi dico, questo mondo di chef mi fa venire un po' di orticaria, vi spiego anche perché tutto questo spadellamento in TV così virtuale, così poco reale, che ha fatto scattare, vi do solo un indicatore, l'iscrizione agli alberghieri, ma in modo pazzesco, e poi c'è un riflesso anche sulla nostra facoltà, ma tutti vogliono fare, mica il cameriere, che è un mestiere, cioè importantissimo fra l'altro, benissimo, ma lo chef, 2-3 stelle, mica. E questa cosa non la vedo benissimo, nel senso che vorrei che invece la TV facesse dei corsi di educazione alimentare, di lotta allo spreco, di sostenibilità, di economia domestica. Certo, va bene anche la gara, tutto quello che volete, però secondo me siamo andati oltre, quindi non so cosa succederà, ma ho visto la reazione dei commercianti e dei ristoratori bolognesi all'inizio. È chiaro che la notizia è stata presentata male, scoop del Carlino, che non è riuscito a tenere questa notizia. Io poi ne avevo parlato ovviamente, ma non in modo anche riservato, e però a un certo punto vedo 8 colonne, baffo di Farinetti, arriva Farinetti, si porta 30 ristoranti, è chiaro che la reazione, tutti quelli del centro chiudono, ma non era questo. E infatti non è un caso che Ascom abbia investito, perché c'è a totale complementare. Faccio un esempio che è potente, ma la vera sfida sarà il rapporto col pilastro. E oggi ho ricevuto Malagori, che è un bellissimo progetto, perché noi dobbiamo partire proprio dal legame che ci sarà tra questa, che non può essere una cattedrale del deserto, la città, ma la sua immediata periferia. E se riusciremo davvero, il nostro obiettivo a creare un legame col pilastro sarà, credo, un grande successo. Ma vi faccio l'esempio del museo della città.
e dalla sua proposta che vi fa capire come funzionerà la cosa. Non è, anche questa non è un'idea mia in realtà, perché presentandolo ai portatori di interessi sono andato anche da Rodessi Monaco, in quanto allora peraltro era il presidente ancora della cassa della fondazione. E sorprendente la velocità, diciamo, di ragionamento di alcune persone e la lentezza di altre, peraltro non cito nessuno in questo caso, ma cito, diciamo, i front runner. E ho detto, ma io da quando mi è venuta l'idea del museo della città, che progetto non ho mai fatto perché non c'era l'occasione e le risorse, due sale almeno sul cibo a Bologna, appunto, la dotta, la grassa, cioè non è una storia che dobbiamo riscoprire. Però trovo l'occasione di farlo. Perché non pensiamo di farlo assieme in modo che ci sia, ho capito che il tuo non sarà un museo, proprio per questo forse una piccola parte museale, perché non la pensiamo congiunta, in modo che tu quando arrivi, e poi dopo concludiamo con i trasporti, a vedere il parco agroalimentare, guarderai le filiere, guarderai, e poi a un certo punto vorrai capire perché qui a Bologna, appunto, e avrai le due sale che raccontano la storia agroalimentare di Bologna, ma sono perfettamente collegate, tu non capisci dove l'inizio e dove la fine, perché puoi venire a partire dal parco e arrivare in città o viceversa, in modo che ci sia un collegamento anche, diciamo, logistico. E quindi immaginatevi che una persona arriva in Aliante, abbiamo previsto anche questo, proprio dei trasporti, entra in Italy World Bologna, visita, mangia, questo ma è grande, sono 8 ettari, si guarderà la parte che riguarda la storia e poi completerà la visita il giorno dopo passando per il centro, andando a visitare con un unico biglietto le altre due sale, non abbiamo capito se sono l'inizio o la fine, ma saranno fatte in modo che non ci sia un inizio e la fine, che può cominciare da una parte e finire dall'altra e viceversa, e poi ti fermerai a dormire e poi ti fermerai a mangiare. Cioè non è appunto Orlando Bologna, cioè non puoi venire a Bologna a visitare Italy World Bologna e poi non andare in città, e quindi sarà tutto studiato diciamo un collegamento. Allora la capacità ricettiva c'è in realtà, noi non pensiamo che si parta il primo novembre, se sarà il primo novembre davvero mi auguro, io vorrei fosse prima se proprio devo dire il mio pensiero, e potrebbe anche essere con 5.950.000 ci sarà un incremento, e questo, diciamo, la città è già pronta adesso per raccogliere delle persone. La risposta sui collegamenti è venuta in modo immediato, il sistema più veloce, più sostenibile sono gli 8 autobus ibridi dedicati, che sono già stati acquistati, cioè è partita la procedura, che assicureranno il collegamento, il rafforzamento di quello pubblico che comunque è necessario, perché quello è un polo. C'è il Meraville, c'è il Business Park, c'è naturalmente il Pilastro, e poi c'è tutto il lavoro che stanno già facendo sull'area, sulla SFM, l'area, diciamo, il servizio ferroviario metropolitano, che prima del 17 non può, come dire, come percorso essere iniziato, perché ci sono ancora i cantieri dell'alta velocità. Detto subito, in modo che non ci siano illusioni, ma non è la soluzione, diciamo, quello peraltro è funzionale ad altri due poli altrettanto importanti, il Tecnopolo, e al di là di sono un entro, e la fiera. Quindi questo ha indotto, diremmo così, non una riflessione ma un'azione sui trasporti che, diciamo, viene in qualche modo catalizzata, scatenata da un progetto che si capisce che ha un orizzonte temporale certo. Se io avessi detto, vabbè, poi vediamo se raccogliamo questi 40 milioni di euro, diamoci 5 anni di tempo, già comunque sarebbe stato un orizzonte. Cioè, lì il, tra virgolette, trucco è stato fissare delle scadenze. Questo, cioè, poi perché secondo voi Farinetti ha un po' esagerato, è andato oltre, e se non mi portate il binario lì dentro, è proprio per dire, guardate che non è pensabile creare una struttura di questo tipo se non ci sono i trasporti. Lì poi con la sua foga è andato veramente oltre, perché voleva un binario personalizzato che arrivasse dentro, perché il Papa è arrivato dentro, ma non è necessario in realtà, e quindi la città è pronta. Poi è chiaro che diciamo il voto di questa città cambierà nel tempo, e se poi arriveremo a quei numeri
che sono stati poi evocati da qualcuno, da lui in particolare, ecco, forse bisognerà fare qualcosa di più. Ma io non credo che in un momento di questo tipo possiamo, diciamo, porci il problema di non guardare avanti e anche rischiare un po'. Perché qual è l'alternativa? Ecco la domanda che io faccio a chi critica in modo molto legittimo Farinetti, Fico, la grande distribuzione, le banche, i poteri forti, qui francamente ne ho visti ben pochi, però mi volete dire un'alternativa? Cioè, mi date un progetto, ma non a me, alla città, all'università, cioè, qui ragazzi non è che possiamo andare ad aspettare che, non lo so, cioè, c'è un tasso di disoccupazione pazzesco giovanile che è impressionante, quando uno ti dice 1600 posti di lavoro, ma io adesso, cioè, vi dico le mail che mi arrivano, le telefonate, io poi raccolgo tutto, ma non sarò io il datore di lavoro, sarà la società che gestisce. Cioè, ma la domanda è pazzesca. Infatti ti posso aggiungere una domanda su queste cose qui, perché noi questa abbiamo chiamato scuola di innovazione e anche lì attraverso la formazione politica, una volta la chiamavano frattocchi, noi la chiamiamo lab, però è molto semplice. Però non c'è innovazione se non c'è una frattura, se non c'è una rottura. Questa storia mi viene in mente un passaggio politico che secondo me riguarda la città di Bologna e il paese. Cioè, quando si propone qualcosa di nuovo, qualcosa che è una rottura dell'esistente, si ha inevitabilmente paura del cambiamento. Qui a Bologna viviamo una preoccupazione dettata dall'immobilismo, perché spesso alcuni progetti sono rimasti sul rendering, c'è la sindrome del rendering. Ora, Fico, o meglio, Italy World Bologna, può aiutare a superare questa sindrome psicologica, cioè di dire, guardate, passiamo dal progetto alla realtà, perché poi è un meccanismo che dà corsa, dà velocità all'innovazione, perché altrimenti il rischio qual è? Che tutti abbiano paura del cambiamento e che in qualche modo il modo migliore sia quello di stare fermi. Infatti proprio per questo di rendering ne abbiamo fatti davvero pochi, proprio perché giocando sul tempo, Expo in questo è, come dire, una data ineludibile, più ti allontani più perdi il valore, e quindi proprio noi ci dobbiamo giocare la staffetta al massimo, chiude Expo, finisce, poi vedremo cosa faranno di quegli spazi e apre il parco permanente. E quindi questo ci aiuta anche a uscire avendo un orizzonte temporale peraltro molto breve, ma anche 400 giorni. E noi sappiamo che i lavori di trasformazione da noi, diciamo, sono relativamente veloci rispetto al meccanismo, diciamo, che riguarda invece al contrario la costruzione, eccetera, eccetera. Quindi questo ci aiuta di sicuro. Però quello che a me in qualche modo diciamo, e sono anni, tu lo sai che provo a dirlo al PD, e che invece noi secondo me dobbiamo entrare in quella parte di società che è scontenta, io poi mi riferisco al Movimento 5 Stelle, ma da sempre lo faccio, io conosco molto bene, diciamo, quel tipo di domande, di istanze, e dando però delle risposte non solo credibili, ma anche visibili, cioè va bene criticare, perché siamo tutti scontenti. Io credo che ci sia di fondo una giusta protesta, poi però devi trovare delle soluzioni, perché se no siamo sempre là, io poi dopo la protesta un po' mi rompo le palle, cioè va bene, d'accordo, e va bene, facciamo il tavolo, discutiamo, lamentiamoci, ecco, però allora proponiamo qualcosa, poi non funziona, va bene, ma se invece siamo appunto nella logica del rendering, del tavolo, e del progetto che non finisce mai, poi diamo molto spazio a chi, diciamo, alimenta la protesta, e a quel punto poi tutto diventa ingovernabile, tutto diventa più difficile. Io, cioè, è legittimo, come dire, votare per il 5 Stelle, non dico questo, però qual è la differenza? È che a un certo punto tu proponi qualcosa, devi far anche vedere che lo fai, e io qui ho in mente, parto dal cibo, gli voglio dare valore, sprecarlo significa rottamarlo, così in un termine che è stato impropriamente usato, cioè penso che lo posso sostituire, non capisco che dietro c'è del valore, non solo economico, ma anche sociale, ambientale, nutrizionale, per andare avanti fino a domani mattina.
Quindi è da lì che io sono partito. Per dargli valore devo però farlo capire, devo anche far capire alle persone che il cibo vale, che quindi forse vale la pena anche, non dico pagarlo di più perché sarebbe molto impopolare in questo momento, ma pensare che c'è qualcuno che lo produce, che lo vende, e in questo momento è vero, quindi io questa critica l'accetto, ma da qualche parte dobbiamo partire, che chi guadagna è alla fine. Però se lo dici e basta, cioè non è che adesso tutti noi consumatori, bello sarebbe, no? Facciamo lo sciopero e non andiamo più a comprare il cibo, non so, nei supermercati. L'ho pensato a una roba del genere, qualcuno pur lo propone. Cioè, qui bisogna che ci siano delle soluzioni credibili. Allora, io forse vorrei educare, ma uso con molto garbo questo termine, in tutti noi, tanto non sprecare, dare valore al cibo, poi pensarci. Allora, anche questo, diciamo, modello di parco che sfrutta la parte commerciale di qualcuno che è stato geniale da questo punto di vista, poi alla fine è un traino, perché occupa, perché si tirerà dietro anche la parte, diciamo, agricola. E poi arriverà qualcuno, speriamo, che anche al governo, quindi insomma mi riferisco anche al governo attuale, si accorge che c'è qualcosa che non funziona. Quindi cioè, cerchi un po' di riequilibrare, e non è facile, perché se voi pensate, a proposito di rappresentanza agricola, ci sono tre organizzazioni, una dice il contrario dell'altra, è chiaro che questo poi non aiuta molto. Quindi c'è, ecco, una crescita che deve fare il paese sostanzialmente, a me per fare un buon esempio, però partendo da qualcosa di concreto. E a quel punto le risposte a chi critica e rimane nella critica, fai vedere che sono possibili. Poi uno può continuare tranquillamente a votarsi il Movimento 5 Stelle, però a un certo punto si renderà conto che c'è qualcuno che critica, ma è una critica costruttiva. Se poi questo fa massa critica, allora a quel punto ha anche i numeri per cambiare davvero il sistema. Questa è la vera rivoluzione, cioè fare massa. Va bene criticare in modo costruttivo, però se è l'isolato, l'unico, quello che alla sua visione, che poi dopo non si concretizza, di fatto il risultato qual è? Niente, una bella idea, magari anche un bel progetto, ma si ferma lì. Se invece poi la critica diventa massa, grandi numeri, allora sì che cambia il mercato. Ecco, se volete, in piccolissimo, perché poi parliamo comunque di un progetto, sì, che potrà essere, fra virgolette, rivoluzionario, però il vero obiettivo del parco agroalimentare sullo sfondo c'è proprio questo. Allora a quel punto sì, l'Italia potrà diventare vetrina delle eccellenze, e allora sì i 35 miliardi diventano 70, e allora sì tutto questo tamballa dell'agropirateria che ci racconta qualche organizzazione agricola, tutto vero peraltro, è tutto vero, però cioè ragazzi, va bene, andate in Brasile, vedete il parmesao, no? 60-80 miliardi di Italian Sounding, eccetera, tanto vedete che è un bel casaro emiliano che è andato lì e ci fa concorrenza, diciamo, ha portato il know-how. Ma soprattutto poi la domanda è: ma il nostro parmigiano reggiano ha messo in un concesso che impedisce al parmesao, al chiantao, non so, di poter entrare su quel mercato? Arriva lì? No. Perché non arriva lì? Perché c'è un problema di distribuzione, c'è un problema di commercio estero, c'è un problema di ICI, c'è un problema di ministero, per andare avanti per 3 ore di fila. Ecco, questo, diciamo, dietro questo progetto che spero beneficerà davvero la nostra città metropolitana, dovrebbe portare un cambiamento nel paese. Io ci conto molto, vedremo poi fra oltre 400 giorni se la cosa funziona. Grazie e buonasera.